Questa è semplicemente una svista legata anche al fatto, forse ho sentito anche Berlusconi fare una battuta del No, io genere. non ho parlato di doppia moneta. No, mi riferivo a Berlusconi che aveva detto una volta che bisognava portare il cambio 1 euro a 1.000 lire. In realtà Io sono molto favorevole. se noi Sì, se noi... rafforzassimo ulteriormente il nostro tasso di cambio, la Morti. catastrofe nella quale siamo peggiorerebbe, nel senso che Morti. avremmo un'ulteriore No. riduzione della nostra È capacità di così, eh. esportare. No. E il surplus commerciale tedesco schizzerebbe Ancora più in ulteriormente alto di verso quanto l'alto, già cioè non lo è. squilibrio che l'euro crea, nel senso che dota la Germania di una moneta più debole rispetto al livello della sua Saremo economia morti. e noi di una moneta troppo forte rispetto al livello di competitività, No. impedendo quegli aggiustamenti che il mercato fa, perché quando il cambio si svaluta è qualcosa che serve, come dire, a bilanciare la Ma però competitività quello che non sulle capite è che ci sarà economie. una È rivoluzione esattamente, sull'euro. quindi sarebbe esattamente una scelta che aggraverebbe Ma gli squilibri. assolutamente Quello no, che a noi assolutamente no. occorrerebbe, ma lo scrivono su questo ormai, Sì, diciamo, dal punto di vabbè. Sì, vista ma della tutti scienza scrivono di economica, tutto. di, sì, ma non conto con tutto il rispetto a quello che diciamo noi. Poi ci sono anche delle persone che hanno forse una qualche Ma attitudine scientifica in se più, io cioè ti dicessi che sono laureata in scienze sì, economiche e avendo fatto anche magari degli studi ma monetari, insomma, ma la sì, proposta, qualcosina la dopo la riceverei proposta di i portare il Nobel, cambio eh? Io la sostengo a con assoluta 1.200 forza. mi viene No, qualche va dubbio. bene, Comunque, la cioè, sostengo e la sostengo con quello non forza. converrebbe per il nostro commercio che abbiamo No, aperto. però devo No, mandare la non pubblicità conviene e vi 1.900. chiedo. Facciamo concludere la torre che devo andare No, da alla pubblicità. ultimo, l'ex governatore della Banca d'Inghilterra ha pubblicato un bel libro, tra l'altro è stato recentemente anche tradotto in italiano, che dice chiaramente, guardate che senza aggiustamenti radicali, che significano o che la Germania accetta di livelli di inflazione molto alti al proprio interno per Figurati. rinunciare al vantaggio di competitività che ha acquistato, o che accetta trasferimenti significativi di risorse dal centro dell'Eurozona ai paesi delle periferie. Se Periferici. non ci sono queste due cose, avremo una condizione o di permanenza di alti livelli di disoccupazione nel sud Europa per molti, molti anni, o a un certo punto la Cioè, in rottura sostanza la dell'Eurozona. Germania si deve accontentare di Cioè, vincere 1-0, a non può questo vincere punto 3-0. arriveremo, Chiaro, cioè, questo è il il paragone punto. calcistico ci aiuta.